I peperoni, peperoni dolci, come potete utilizzare anche peperoni piccanti, sono peperoni biologici coltivati dal mio suocero, quindi come sapete io faccio le pastonate sempre con prodotti di stagione e mai con prodotti fuori stagione, perché i prodotti di stagione ci garantiscono tutte le proprietà degli alimenti. Utilizzeremo quindi, vedete, due piccoli peperoni, utilizzeremo il mio olio, che oramai in tanti conoscete, poi utilizzeremo il mio fieno e utilizzeremo del cuscus e un po' di acqua. Questi sono tutti gli ingredienti che utilizzerò per questa ricetta, molto semplice da preparare, che però va preparata con un estrattore, poi si potrebbe anche fare con un frullatore, però io preferisco per le mie ricette utilizzare quasi sempre un estrattore, cosa che vi consiglio di acquistare se volete seguire le tecniche delle bastonate, perché è uno strumento che ci permette di ottenere il massimo degli alimenti. Quindi inizieremo andando proprio a preparare l'estratto del peperone che vedrete nelle prossime clip. Allora, iniziamo a fare l'estratto dei peperoni in maniera molto semplice. Andiamo a togliere la parte, questa parte qua dove c'è la coda del peperone, li togliamo entrambi, poi li andiamo a tagliare prima a metà così e poi a ulteriore metà, in modo da fare, diciamo, delle striscioline così. Inseriremo il peperone con tutti i semi, perché poi i semi vengono scartati dalla macchina e viene spremuto tutto il succo dei peperoni. Quindi andiamo a tagliare tutti e due i peperoni in modo da fare queste striscioline. Vedete, togliamo questa parte rovinata che si può notare e andiamo, ovviamente se notate parti rovinate nella frutta e nelle verdure le dovete togliere, e quindi a questo punto andiamo ad accendere l'estrattore e mettere il peperone. Chiudendo, importante chiudere sempre questo tappo di uscita, perché altrimenti se lo lasciate aperto poi il liquido vi cola. Quindi va chiuso questo tappo, acceso la macchina, messi i peperoni mi fa vedere già che sta uscendo l'estratto, quindi il succo, vedete? Adesso andiamo a mettere tutti i peperoni e poi andiamo ad unire 400 ml di acqua, ne uniremo solo 300 perché non entra tutta, quindi metteremo poi 300 ml di acqua e toglieremo l'estratto. Comunque adesso aggiungo prima tutti i peperoni e vi farò vedere poi nell'altro pezzettino quando aggiungo l'acqua e quando togliamo l'estratto. Abbiamo già ottenuto l'estratto, questi sono i residui, che toglie la macchina, quindi qua praticamente c'è solo la pelle spremuta e i semi spremuti. La pelle, tra l'altro, che potrebbe essere anche indigesta ai canarini, quindi è meglio comunque togliere quando si utilizzano i peperoni. A questo punto abbiamo, vedete, l'estratto che è nell'estrattore, andiamo ad unire
semplicemente dei 400 ml, poi uno ovviamente occhio si regola, vedete, andiamo ad unire dell'acqua, ecco, raggiungiamo questo livello, quindi ne abbiamo aggiunto più o meno 250 ml, accendiamo l'estrattore. Facciamo lavorare più o meno 30 secondi, 40 secondi per far amalgamare bene l'estratto all'acqua e poi lo andiamo a togliere. A questo punto, passate più o meno 30-40 secondi, vedete, andiamo a togliere l'estratto, accendiamo l'estrattore e facciamo uscire l'estratto. Quindi vedete che abbiamo ottenuto un liquido ovviamente verde, perché il peperone è verde, il giallo se fosse stato giallo e il rosso se il peperone fosse stato rosso. Quindi a questo punto andiamo a preparare la pastonata unendo l'estratto al couscous, però prima metteremo l'olio e il fieno e vedrete tutto nel prossimo pezzettino, così facciamo anche un po' di spazio. Quindi abbiamo ottenuto 500 ml di estratto. Questo significa che 100 grammi sono di peperoncino, di peperone e 400 ml di acqua. Andiamo adesso ad aggiungere il mio olio, chi lo ha oramai lo conosce, al couscous, chi non lo ha ovviamente lo farà senza. Andiamo ad amalgamare bene il couscous all'olio, a secco, in questo modo. Il profumo che emana è incredibile, quindi ecco, lo facciamo amalgamare prima l'olio, andiamo poi ad unire, abbiamo messo 20 ml di olio, adesso uniamo 10-15 g di fieno, noi abbiamo fatto più o meno 12, lo uniamo sempre al couscous, andiamo a miscelare il fieno al couscous, anche in questo caso chi lo ha lo utilizzerà, chi non lo ha ne farà a meno. Ovviamente utilizzando olio e fieno insieme i risultati, soprattutto per la mute quando i canali ne allevano, sono eccezionali. Questo io ve lo posso garantire e lo posso testimoniare ovviamente tanti allevatori. Io lo metto, però ripeto, chi non lo ha ne può fare a meno. Quindi andremo ad unire l'estratto al couscous, andiamo a far amalgamare bene il liquido al couscous, e che lo lasciamo riposare più o meno una mezz'oretta. Io consiglio sempre almeno 20 minuti, ma 30 minuti è meglio. Poi lo andremo a svanare e uniremo una parte secca, che ho dimenticato di dirvi, ovviamente vanno aggiunti più o meno 300 grammi di una parte secca, che può essere un pastoncino secco, può essere un altro prodotto, può essere il pane grattugiato, possono essere dei biscotti macinati. Noi in questa ricetta uniremo il germogen total, perché chiedo scusa, i mini chips, non il germogen total, i mini chips delle Hormisen, che servono, si possono utilizzare in tanti modi. È un prodotto che io ho utilizzato per tutto il periodo di allevamento, a giorni diciamo così alterni, però è un prodotto eccezionale. Ripeto, la parte secca però può essere poi utilizzata, sostituita con qualsiasi prodotto, ripeto, con un pastoncino secco, con dei biscotti macinati, in base a qualunque allevamento e prodotti che utilizza, si regolerà. Quindi vedremo la parte finale quando il couscous sarà pronto. Ci siamo, abbiamo aspettato 30 minuti, vedete, il couscous è pronto. Lo andiamo adesso a sgranare con le mani, prima lo smuoviamo un po' con un cucchiaio e andiamo ad unire 300 g di mini chips, vedete che sono
praticamente questa polvere, questa è la confezione originale. Ovviamente sono prodotti che poi trovate nel mio shop. Ripeto, questa parte 300 grammi secca si può sostituire anche con un semplice pastoncino secco. Io metto i mini chips perché sono un alimento completo e sono anche ricchi di frutta, di verdure, insomma è un alimento che trovo eccezionale da utilizzare ogni tanto nelle pastonate. Quindi andiamo ad unire per asciugare i mini chips, andiamo ad amalgamare. E alla fine avremo una pastonata asciutta, molto asciutta, che si conserva anche fino a 12 ore, in quanto il peperone è un alimento che già si mantiene di per sé. Poi abbiamo unito l'olio e i mini chips che anche contribuiscono a mantenere la pastonata. Vedete, questo è il risultato finale. Se no lo andiamo a premere, vedete che risulta umido, perché vedete che si incolla, ma appena lo tocchiamo praticamente si sgrana perché non è troppo umido. Infatti vedete che se io lo premo non attacca neanche ai guanti. Quindi la pastonata è pronta, questa pastonata la metterò adesso nel frigo e la somministreremo poi domani mattina. La toglieremo con un'altra prima dal frigo e sarà pronta da somministrare. Grazie a tutti e a presto.